Ciao a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento della mia serie 15 Days of Christmas. Ebbene sì, anche quest'anno siamo arrivati alla fine della serie, il tempo è volato letteralmente e come faccio molto spesso, o meglio, come ho fatto anche negli anni precedenti, l'ultimo video è dedicato alla tavola di Natale, una grande tradizione e ogni anno io vi mostro come allestisco la mia. Nello specifico quest'anno vi mostrerò all'interno di questo video come creare dei segnaposto fatti a mano, proprio come questi, a forma di coroncina, con il nome appunto del commensale, e poi vi mostrerò anche come ho allestito la mia personale tavola di Natale. Se l'idea dei segnaposto vi piace, siete curiosi di vedere appunto come si presenta la mia tavola, come si presenterà la mia tavola di Natale, continuate a guardare questo video ed ecco quello che vi servirà per creare i segnaposto. Il template per le etichette con i nomi dei commensali che potete scaricare gratuitamente sul blog, stampato su cartoncino Havana. Della colla a caldo, delle perline rosse, dei rametti di pino finto o in alternativa dei rametti di rosmarino, delle forbici, una pinza a cesoia e del fil di ferro. Vi serviranno inoltre dei fiocchetti rossi. Dopo aver scaricato il template con le etichette dal blog ed averlo stampato su cartoncino Havana, procediamo a ritagliarle. Perfetto! Adesso infiliamo le perline rosse sul fil di ferro in modo da creare una coroncina con un diametro di circa 6 cm, proprio come vedete. Dopodiché fermiamo la coroncina attorcigliando il fil di ferro in questo modo. Procediamo ritagliando delle porzioni di pino finto delle giuste dimensioni. Poi incolliamole sulla coroncina usando la colla a caldo in modo da coprire il fil di ferro nella parte più in alto. A questo punto incolliamo un fiocco al centro, sempre usando la colla a caldo. E come ultimo dettaglio aggiungiamo anche l'etichetta con il nome. Ora ripetiamo la stessa operazione in modo da creare un segnaposto per ogni commensale. Ed ecco qui i segnaposto finiti e pronti per andare dritti dritti sulla tavola di Natale. Adesso inserirò delle immagini della mia tavola allestita. Come vedete ci sono i nostri segnaposto su ogni piatto e poi i colori sono quelli che amo di più utilizzare per la tavola di Natale, quindi il bianco, il rosso con degli accenti un po' più rustici, poi al centro ho messo il centro tavola che ho creato insieme a voi in uno dei video di questa serie e voilà, la mia tavola è pronta per ricevere gli ospiti del Natale. Come ogni volta io spero che questo progetto vi sia piaciuto così come tutti gli altri della serie e che in qualche modo i miei video vi abbiano aiutato a rendere un po' più magico e un po' più speciale il vostro Natale. Se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto io vi invito come ogni volta ad iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei video che pubblicherò in futuro. Vi ricordo inoltre che come sempre sul mio blog troverete altre immagini della tavola di Natale insieme ai segnaposto con la lista dei materiali che ho utilizzato ed eventuali link per acquistarli online. E ovviamente il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Per oggi non c'è altro, si conclude qui la mia serie natalizia 15 Days of Christmas, il Natale è davvero alle porte, quindi non mi resta che augurarvi un favoloso Natale, passatelo con le persone che amate, godetevelo, rilassatevi, divertitevi, insomma buon Natale a tutti, un bacio gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Woo! We wish you a Merry Christmas.